Passo la parola al Presidente, Presidente Orsini. Uno che ringrazio perché ce l'aveva promesso di essere con noi. Non è mai successo che un Presidente di Confindustria venisse ai nostri Stati Generali. Se mi permetto, Emanuele ce l'ha promesso ed è venuto. E io sono certo che tutto quello che ha promesso nel suo programma si impegnerà al 100% per raggiungere i risultati. Spero altresì che il profilo di consulente che dottor Letta ha delineato così alto sia un po' il ruolo che noi come Assoconsult ci ritagliamo all'interno del sistema di Confindustria. Cioè noi vogliamo essere, caro Presidente, quel generatore di idee, suggerimenti, stimoli per tutto il sistema di Confindustria, per tutto il sistema economico, per dare il modo che tu hai dato quando hai fatto il discorso di insediamento, hai detto che è obbligatorio migliorare competitività e produttività per tutte le aziende italiane. Noi pensiamo di poterti dare una mano nel nostro ruolo per raggiungere quell'obiettivo. A te la parola, grazie Presidente. Grazie Luigi, grazie il direttore. Però io prima di iniziare vorrei dire una cosa: sono stato veramente onorato insieme a Luigi aver consegnato questo premio alla sua fantastica carriera, ma anche e soprattutto, e lei lo ha ricordato, per il suo equilibrio che ha avuto soprattutto nella parte istituzionale e anche per la sua indipendenza di giudizio, perché questo vuol dire volere bene al Paese che ha ancora tanto bisogno di lei. Quindi io la voglio ringraziare a nome di tutti e farei un altro grande applauso al Presidente Letta, perché questo per noi, noi abbiamo bisogno di persone che devono volere bene al nostro Paese, questo è. Vabbè, Luigi, grazie dell'invito, sono molto contento di essere qua, non tanto solo per una promessa, ma anche perché prima il Presidente Letta ha toccato alcuni capitoli e ringrazio anche, diciamo, per quanto riguarda la campagna elettorale, dove noi la campagna elettorale dobbiamo essere conseguenti a ciò che facciamo. Noi quello che facciamo gli imprenditori, consulenti imprenditori, per me è la stessa cosa, perché siamo imprenditori di noi stessi. E la verità è che noi abbiamo speso tre parole che sono molto importanti: una che è quella dell'unità, una che è quella del dialogo e che l'altra è quella dell'identità. E sull'unità noi abbiamo la necessità e sappiamo benissimo quanto il nostro sistema è micro, piccolo e medio. Il 94% di Confindustria è micro, piccolo e medio, e quindi noi abbiamo necessità di avere con voi, essere insieme, perché noi non è voi o noi, noi siamo l'unità e siamo assieme in un percorso di crescita. Tu hai centrato dopo la parola della produttività, ma ci vengo perché le sfide saranno tante. La parte del dialogo è questa, cioè quella che non ci possiamo permettere che non ci sia dialogo. Noi dobbiamo avere dialogo tra di noi per fare crescere le imprese. L'unico modo per fare crescere le imprese, e richiamandomi un po' le parole che ha citato sia Marco nella precedenza ma anche il Presidente Letta, che è quello di essere quelli che consigliano, quelli che traghettano, quelli che comunque in ogni modo aiutano a fare le scelte e prendere le decisioni giuste. Noi abbiamo diverse tante sfide, e sono sfide che per noi sono importantissime: le politiche industriali europee e le politiche industriali italiane, che le abbiamo messe al centro, che anche qui dimostrano i dati che mi diceva prima Luigi. La crescita vostra del 14% è fondamentale, un fatturato di circa 6,6 miliardi. La prima cosa che ha fatto Luigi mi ha messo la spilletta di Assoconsult, quindi ma proprio per farsi sentire parte dell'unità. Nelle sfide che dicevo prima, è ovvio che la sfida per l'Europa per noi sono sfide importantissime. E qui ovviamente c'è la necessità di andare per mano, non a braccetto per mano, perché le sfide che ci aspettano sono enormi. Abbiamo visto quanto la commissione precedente è stata antiindustriale, sappiamo benissimo quanto sarà per noi importante la transizione, la decarbonizzazione del nostro paese ha circa un costo di 1.000 miliardi. Ovviamente noi questa transizione dobbiamo impostarla e farla assieme. Sappiamo anche che farla con questi costi, che è circa di 1.000 miliardi, è un tema di competitività, è un tema di produttività,
E noi non ci possiamo permettere in un momento come questo di essere non competitivi con la parte del mondo che non sta facendo i compiti a casa come ci chiedeva la precedente commissione. Quindi anche su questi capitoli noi dobbiamo rimettere al centro l'industria, dobbiamo avere una commissione che sarà molto orientata sulla produttività e sul far sì che l'industria possa crescere. Questo per noi sarà sicuramente uno dei capitoli principali. Sappiamo che noi siamo stati bravissimi nel passato, lo voglio ricordare perché è un messaggio che deve passare. Noi nel 2021 sui temi di riciclo siamo stati campioni d'Europa, confronto le norme, sulla richiesta normativa europea, che la normativa europea nel 2030 ci chiedeva determinati requisiti. Noi li abbiamo ottenuti nel 2031. Nel 2018 l'Istat a noi, in un sondaggio fatto, ci ha posti su 3 imprenditori, 2 imprenditori si dichiaravano vicino all'ambiente già nel 2018. Quindi la verità è che già le nostre imprese sono vicini all'ambiente. E però per fare questo serve una transizione ordinata, serve avere la capacità di costruire un percorso. E anche qui serve il vostro aiuto per costruire un percorso per aiutare le nostre imprese. Abbiamo il capitolo dell'energia, che è un altro capitolo che per noi è fondamentale. Sappiamo che anche qui è un tema di competitività e di incremento di produttività, perché sul tema dell'energia sappiamo che è ancora non sincrono, no? Abbiamo la Spagna che nel mese di maggio pagava l'energia a 13 euro megawattora, noi la pagavamo 86 euro megawattora. Non è possibile che se l'Europa deve essere forte perché deve essere unita. E anche qui abbiamo fatto una missione settimana scorsa con i francesi al MEDEF, abbiamo chiesto e abbiamo firmato insieme un documento dove abbiamo detto che è necessario avere un costo unico europeo sull'energia, perché sarà fondamentale, perché vuol dire un tema di competitività e di crescita della produttività. È ovvio che anche qui si aprono dei capitoli, sappiamo quanto il mix energetico è importante, sulla parte energetica sarà fondamentale mantenere le fonti rinnovabili, ma sappiamo anche che le fonti rinnovabili sono dipendenti dal sole e dal vento. Noi abbiamo bisogno di un'energia continua e quindi anche qui noi dobbiamo prendere una decisione seria e pensare che il nucleare è l'unica strada per poter aiutare le nostre imprese. E per fare questo non dobbiamo cambiare la narrativa e dobbiamo farlo tutti assieme, perché la narrativa oggi del nucleare sono le mega centrali di 3 gigawatt o 6 gigawatt di una volta con questi grandi camini. Oggi noi abbiamo aziende con importanti consulenti che le stanno sviluppando. Abbiamo Nucleo, abbiamo Ansaldo Energia, abbiamo SIET, abbiamo aziende, oltre 70 aziende che stanno facendo manutenzione agli impianti nucleari nel mondo, e siamo quelli che stiamo inventando i microreattori nucleari. E quindi la narrativa la dobbiamo cambiare. Non sono più le centrali di una volta, ma sono centrali di quarta generazione che comunque sono sicure. E questo aiuterà in tema di competitività e di produttività. E quindi sono due capitoli che saranno molto importanti monitorare, lo stiamo facendo, perché questo sappiamo anche che se partissimo domattina con il nucleare saremmo pronti nel 2031-2032, è ovvio che nel frattempo per incrementare la produttività e la competitività abbiamo bisogno di misure a sostegno delle imprese, perché sennò ovviamente noi entreremo in anche qui un tema di competitività verso quelli che comunque hanno il costo dell'energia pari a pochi euro a megawattora. E quindi anche qui serve mettere a terra misure come l'energy release e il gas release che ci può aiutare velocemente. Sulle politiche industriali italiane è ovvio che la parte più importante è gli investimenti. La parte degli investimenti, e oggi veniamo da 3 trimestri dove l'industria è infrenata. È infrenata perché gli investimenti sono calati, perché l'industria 4.0 ha avuto un decalage che ovviamente è andato a fine vita, sta andando a fine vita. Il tasso di interessi è ancora alto, è vero che è calato di uno 0,25, ci aspettiamo che anche gli americani possano calare, perché a quel punto abbiamo una controrisposta anche noi e possiamo calare ancora perché è ancora troppo alto. Però sulla parte perché si sono fermati gli investimenti è soprattutto per la grande attesa che si ha su Industria 5.0. I decreti attuativi insomma sono arrivati, abbiamo parlato col ministro Urso e diciamo che il colloquio è stato un colloquio, devo dire, molto producente, perché il fatto siamo riusciti in pochi giorni almeno avere un decreto attuativo, e qui avremo necessità che voi ci darete, ci serve una grande mano, perché quello sarà un momento in cui riusciamo a sprigionare a terra tanta energia produttiva, perché riusciamo ad modernare i nostri stabilimenti. Penso che ovviamente non riusciremo a fare nuove grandi produzioni perché il tempo è poco, noi servono misure che siano strutturali, noi non possiamo pensare di avere misure che vadano a 18 mesi.
è ovvio che per fare nuove produzioni servono 5 anni, misure di almeno che abbiano una visione, che possano dare alle imprese una lunga vita nel pensare che gli investimenti possono essere messi a terra, perché è ovvio che nel momento che io penso un investimento tra le concessioni e tra la messa a terra della produttività del progetto serve tempo, e quindi noi non possiamo pensare che in 18 mesi noi riusciamo a fare ciò che comunque le nostre industrie ci chiedono. Però è anche vero che Industria 5.0 ci aiuterà, perché l'ultimo trimestre del 2024 sarà sicuramente di ripartenza, e il 2025 riusciremo a sprigionare, speriamo, i 6,3 miliardi messi dal PNRR. Io credo che oltre a questo, e poi chiudo perché tu mi hai chiesto solo ovviamente una piccola chiusura, ma ci tengo perché io credo che tutti questi passaggi li dobbiamo fare assieme, perché ovviamente sono talmente tante le sfide, e l'ultimo lo chiudo con la certezza del diritto. Perché noi abbiamo bisogno di avere le regole chiare del gioco, cioè noi abbiamo bisogno di sapere qual è il nostro campo di gioco, perché non è possibile modificare ovviamente le norme e avere norme retrattive, perché sulle norme retrattive viene a mancare la fiducia tra l'istituzione e le imprese, e soprattutto mettono in difficoltà anche il vostro mondo, che deve sapere rispondere all'industria e all'impresa, perché nel momento in cui modifichiamo le norme è ovvio che noi abbiamo la necessità invece di avere norme che abbiano una prospettiva, anche questa divisione, che non possono essere cambiate. Io credo che tutto questo noi lo dobbiamo fare assieme. Io sono contento e non sono qua per una promessa fatta in precedente, ma sono qua perché vogliamo che questo dialogo sia costante. C'è un grande tema che stiamo già cominciando a dialogare con Luigi, che so che è un tema del contratto vostro nazionale, che comunque anche su questo noi dobbiamo lavorare perché avvenga e venga messa a terra. Ci abbiamo su questo, questa invece è una promessa vera che abbiamo cercato di essere già conseguenti. Ci sarà pochi giorni, mi risulta, un incontro per capire quale sarà la direzione, perché io credo che quello, anche quello vuole dire che non siamo paralleli, ma che siamo per mano per poter cambiare le nostre imprese e per poterle fare crescere. L'unico modo è, a noi, è la crescita, la produttività e la competitività, e lo possiamo fare solo assieme. Grazie.